Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi faccio questo paio di orecchini perché mi è stato richiesto, quindi colgo l'occasione di fare anche il video per la BB Craft. Sapete che io collaboro con loro e questo è materiale, metà del materiale l'ho acquistato da loro ed è queste bellissime perle che mi piacciono tantissimo, che sono queste, e questo è il codice. Questi sono semplicissimi da fare, ma semplici ma di effetto, perché mi piacciono tantissimo a me, e siccome ne ho fatto uno tempo fa con altro materiale e mi è stato richiesto da una ragazza che me li vuole prendere. Allora, per fare questo paio di orecchini, adesso io ne ho già fatto uno, cosa ci serve? Io ho preso del filo di alluminio da un millimetro, questo lo trovate, questo è mio, ma lo trovate anche nel sito BB Craft. Poi mi servono tre chiudini con la pallina, anche questi trovate sul sito BB Craft. Poi io mi sono presa un pezzettino di circa 7 centimetri di questo filo qua, perché io mi faccio la monachella da sola, ma voi potete mettere quelle già fatte. Io diciamo mi piace farle da me. E questo è un 0,9 mm perché sapete che le monachelle vanno solo con il filo wire da 0,9. Poi abbiamo bisogno delle quattro perline che vi ho fatto vedere e dobbiamo fare questo ovale qua. Io per fare questo ovale qua ho usato questo, però voi potete usare qualsiasi supporto. Poi abbiamo bisogno delle pinze, il mattoncino in acciaio per battere col martello per appiattire e dare la texture, una lima per limare. Io uso anche questo per quando faccio la monachella per arrotondare il filo, e questo supporto qui per dare il movimento alla monachella. Bene, iniziamo. Prima cosa vi faccio vedere come faccio questo ovale qua. Prendo un po' di filo, lo metto nella parte diciamo non tanto grande, in questo modo, e arrotolo in questo modo per farne due uguali, così. Poi con la tronchesi taglio. Ora vi faccio vedere farne uno, perché io già l'ho fatto. Allora, quando tagliate, dovete tagliare dalla parte dritta, quindi per tagliare la parte dritta dobbiamo tenere la tronchesina da questa parte e non da questa, e tagliamo. Per fare dritto bisogna, scusate, mi sono sbagliata, tagliare, rigirare la tronchesina in modo, faccio vedere in questo. Ora questo è dritto, vedete qui è dritto. Per farlo dritto io devo far dritto da quest'altra parte, quindi io devo tenere la tronchesina da questa parte qua, e vedete, e viene in modo che si chiuda bene. Poi con questo, adesso io mi è venuto un po' di fianco, ma comunque questo non andrebbe bene anche così, perché tanto dopo viene coperto. Questo mi serve la lima per appiattire bene, vedete questo. Ok, e poi perché venga chiuso, pare.
Bene, ora fatto questo, io prendo il martello e vado a battere attorno per schiacciarlo un pochettino. Teniamo ben accostato perché battendo questo si allarga in questo modo, vedete? Poi diamo anche questo, io non l'ho dato, un po' di lima. E continuiamo a battere tenendo sempre stretto, in modo da farlo, da non aprirlo. Ora con questa punta qua vado a dargli la texture. Io la chiamo la texture diamante perché quando do questa brilla. Benissimo, vedete? Ora con i nostri chiodini andiamo a fare il nodino ad orefice a queste perline. Quindi abbiamo bisogno della pinza conica. Io faccio così, così e giro in questa maniera, vedete? Prima di andare a chiudere vado a metterlo nell'orecchino, poi con una pinza piatta tengo stretto e mi faccio due giri in questo modo. Taglio l'eccesso . Metto dentro quello che sporge e faccio così anche con gli altri due. Bene, abbiamo messo le tre perline. Ora andiamo a crearci la monachella e mettiamo quest'altra perlina. Prendiamo, questo non è obbligatorio farla, io la faccio perché mi diverto e mi piacciono fatte da me, però voi potete mettere anche quella già pronta. Allora io mi faccio, la faccio un po' più grande perché deve entrare in questo cerchio. Poi io faccio così, vedete? Metto la perlina dentro, infilo, vedete? Così. Poi prendo il mio supporto, di solito io li faccio insieme per farle uguali, e in questo caso, avendolo fatto prima, cerchiamo di farlo più preciso possibile. Quindi tenendo voltata verso il sotto, vedete dove abbiamo, dove c'è l'apertura, deve essere sotto, perché questo deve essere il davanti, e mi faccio, vedete? Ora prendo il mio blocco e vado a dare alcuni colpi solo nel tondo, questo per rafforzare la base dell'orecchino.
Ok, ora prendo. Ah, dobbiamo dare anche una curva così. Questo è un po' lungo perché l'ho fatto corto proprio l'orecchino. Di solito ci vogliono 7 cm, però questo potevo farlo anche un po' meno. Prendo la mia punta tonda per arrotondare. Questo serve per non far male quando lo andiamo a mettere nell'orecchio. Allora, io ho questo, ma voi potete usare anche la carta smeriglio. Ok. Ora andiamo a prendere la nostra pinza, apriamo l'anellina e mettiamo, mi raccomando, la parte dove abbiamo fatto l'apertura va in basso. Aperto poco. Ok. Mi raccomando, le anelline apritele sempre da un lato per non deformarle. Ed ecco qua il nostro orecchino pronto. Vedete? Semplice e carino. Vedete? Bene, io spero che il video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete pollice in su, andate a visitare il sito della BB Craft e vi ricordo che se acquistate dal sito della BB Craft, appunto, vi lascio un codice. Niente, per ora è tutto. Se attivate la campanellina avrete modo di sapere quando metterò dei nuovi video. Per ora è tutto, vi saluto e ciao al prossimo video.